Vi ricordate Non amarmi? Era il lontano 1992. Al Festival di Sanremo cantavano il duetto Alleandro Baldi e Francesca Alotta, vincitore nella categoria Novità, un grandissimo successo in Italia. Nel 1999 la canzone è stata riproposta da Jennifer Lopez e Marc Anthony in No Me Ames, un trionfo planetario, ben 8 milioni di copie vendute e ben 167 milioni di visualizzazioni del trailer musicale su YouTube. Non amarmi è un brano senza tempo, una canzone che ci fa venire i brividi, che ci fa emozionare, sognare il grande amore. Ma che fine hanno fatto i due cantanti del 1992? Francesca Alotta prosegue la sua carriera da cantante e ogni tanto si vede in qualche programma televisivo. Recentemente si è vista anche a Domenica In. Mentre Alleandro, non vedente dalla nascita, continua a scrivere canzoni perché è la sua passione, la sua vita. Oltre ad aver scritto Non amarmi, ha scritto anche altre canzoni, tra cui Passerà, che è stato vincitore della sezione campione di Sanremo nel 1994. Da allora Alleandro è uscito fuori dalla scena musicale e si vede raramente nei programmi televisivi. Ci manchi, Alleandro. Torna più presto con un nuovo disco per farci di nuovo emozionare. Un saluto da Ispettore Gossip.